Bella a tutti ragazzi, io sono Minematte e bentornati in questo nuovo video, anzi, nuovo video, il primo video del canale. Allora, oggi vi porto un video di Fortnite come inizio per farvi vedere quanto sono scarso. Premessa, non mi dite tutti, ma io sono molto più forte perché prima di tutto lo so e poi gioco dalla scorsa season, quindi non ho niente da dire in contrario. Allora vi faccio vedere un po' una partita in singolo, così come me la gioco. Spero di fare vittoria reale, ma non credo. Almeno nella top 20 ci voglio arrivare. No, top 15. Di solito proprio la mia caratteristica più grande è arrivare settimo. Proprio boh, non so perché arrivo sempre settimo io. Quando voglio fare un video è sempre settimo. Vabbè. Allora, dai, io cerco di metterci un po' di impegno, perché so già che se faccio cose belle voi apprezzate, dite wow che bello, mi iscrivo al tuo canale, io mi emoziono, dico wow, si è iscritto al canale, emozione. Allora, vabbè, bam bam bam. Ecco, allora, io poi ho altri compagni di classe che fanno video su YouTube. Per esempio uno si chiama Diego Caressa, non so se lo conoscete. Comunque, vabbè, ve lo dico, mi raccomando, andate a seguirlo sul suo canale, si chiama Caressa Diego. E niente. Ah, ops, già mi sono dimenticato. E poi andate a seguire pure Cree2097, che abbiamo fatto pure tanti video insieme con lui, e mi trovate sul suo canale. Mi raccomando, iscrivetevi e se vi piacciono i suoi video mettete un like. A me personalmente di tutte e due, cioè con tutte e due i miei compagni di classe, mi diverto un sacco a fare video su YouTube con loro, e veramente è divertente. Poi vabbè, cerchiamo sempre di fare cose belle, e lui dietro ai video non sembra, ma ci mettiamo tantissimo. Cioè raga, io sono le, ve lo dico subito, sono le 6 e mezza quasi, sono 6 e 21. Io sto tentando dalle 4 a fare un video perché cerco sempre di fare qualcosa di bello. Sarà la 16ª volta che dico tutto questo suo discorso. Ormai lo so a memoria, manco il Padre Nostro lo so così bene. Ah, comunque come vedete io vado qua, sì, perché un punto. È un punto bellissimo perché tu vai qua sopra, per forza di cose trovi una cassa, poi prendi la zipline, vai qua, poi vai lì a prendere la cesta e fai altri giri che vuoi. Però io principalmente faccio questo giro perché è bello comodo. C'è qualcuno che mi voleva rubare la cassa, non me la ruberai. Ah, è cascato. Ah, no, non è cascato. O almeno è cascato, però non come lo speravo io. Tu non mi piacevi. Madonna! Aug leggendario che c'aveva! Cosa? E come ha fatto? Scusami, come ha fatto a non uccidermi? Raga, l'aug è la mia arma preferita. Che tonto che mi prendo danni così. Cioè, dicevo, l'aug è la mia arma preferita perché è un botto mirata. Fatemi scudare, per favore. Io apprezzo le piccole cose, tipo vincere una partita su Fortnite. No, che scemo. Meno male. Sì, raga, comunque, cioè, no, ma io sono intelligente che faccio queste cose. Poi io il bello è che sono fortunatissimo perché ho solo un'arma, ma tra l'altro la mia arma preferita, cioè che poi non trovo mai in un game, ma trovo, cioè io trovo le mie armi preferite o casse epiche. In una delle clip che ho fatto ho trovato due casse epiche in un minuto. Cioè, raga, cos'era sto rumore? Vabbè, dicevo, quindi, cioè io sono fortunatissimo solo quando registro, quindi mi sa che registrerò più volte.
volevi scappare dalla mia visione occhiale. So che si parla così in italiano, occhiale. Ma raga, voi pensavate che si diceva visiva, ma in verità si dice occhiale. Ma che fai? Che ti lancio le esche tutte col pompa. Sì, l'ho ucciso, raga, non ci credo. Beh, vado a lottarmelo. Già che ci sono, vado pure in safe. Cioè, centro safe, che è più comodo. Vediamo che armi aveva. Un pompa ce l'avevi, amico. Oh, bravo che ci mi dai un pompa. Un bel caccia. Oh, raga, c'aveva... Cioè, proprio perfetto come armi. No, questa cecchinata non mi è piaciuta. Vabbè, capire da dove. Uff, uff. Mamma mia, stavo scambiando i pesci per un player, mi stavo spaventando un sacco. So che non mi è convenuto troppo uscire da parco, però volevo andarmi a lottare quello e poi già che c'ero ho detto passo per rapide e rischiose. Che poi non ha più il nickname, vero, già? Gli avevo messo il nick però una volta. Cioè ci sei rimasto male. Ma se nessuno l'ha lottata, si capisce che nessuno l'ha lottato, almeno che non hai un Matteo in partita, perché ogni volta che passo a rapide e rischiose io... Vado prima in questa casa, cosa che vi consiglio vivamente, perché in quella casa lì c'è un po' di loot. Ma scusami, qua una volta non c'era una cassa? Sì, che c'è passato qualcuno allora. A volte la memoria inganna. Dai, si è aperto tutte le casse. Cioè, potevi pensare che passava qualcuno e dire no, dai, lascio una casa. Cioè, potevi pure pensare, amico. Ah, non l'ha aperta questa casa, dai, dimmi che non l'ha aperta. Perché? Cos'era sto rumore? Ero io? Oh, almeno sta casa qua me la lasci, eh? Vabbè. Madonna, che loot che ho trovato. Mi sento fighissimo con questo aug. C'è tutto verde a parte l'aug. No, l'ho spaccato, volevano spaccarlo. Allora. Io voglio provare un pompa viola. Beh, bel pompa viola, eh. Anche se trovavo un tattico blu non è che mi piangevo, eh. Mi sono messo la skin più tryhardina che ho. È anche una delle mie skin preferite, perché me la sono shoppata uno o due giorni fa, che ero nello shop, avevo i B-Bucks giusti giusti. Aspetta, vi parlo dopo di questa cosa. Vabbè, ho messato. C'avevo i V-Bucks giusti giusti per shopparmela. Ho detto, vabbè, la devo shoppare. Cioè, non so, raga, non so perché. Io, guarda, lascio i regali attivati per chi vuole. Guarda, se volete, regalatemela pure come skin qualcosa. Beh, ma raga, ma di cosa sto parlando? Vabbè, sono stupido. Sto parlando di questa bella. Intanto dico, io i regali li ho attivati. Voi il vostro nick... lo sa, cioè il mio nick lo sapete, se non ve lo ricordate stoppate quel video, Minematte. Se mi volete regalare qualcosa, anche di stupido, però qualcosa, io non, cioè io accetto, tipo
magari mi regalate la Renegade Rider. Io, cioè, non è che piango, tranquilli. Quella è una build dei predoni, non capisco, no, non a caso. Non c'è niente da fare in questa partita. Io di solito faccio partite dove, mamma mia, si trova gente, bellissime, emozionanti. Invece qua mi sa che non sarà un video molto interessante, però vabbè, è il primo video del canale, ci sta pure se non so brava recare. Cioè, poi io mi stupisco quando i miei amici dicono, ma le chest danno un sacco di mazz. Sì, danno 8 di mazz, che è tantissimo. Raga, ma io non so se l'ho già detto, ma probabilmente l'ho detto all'inizio video, non me lo ricordo, però lo ridico. Vi porterò molto probabilmente video con i miei amici, fra cui uno che non sa neanche se è online. No, non è più online. Vabbè. Aspetta che mi chiudo in un buco prima che mi cecchinano e vi faccio vedere chi è, perché anche lui in futuro farà dei video. Si chiama Fonta345. Gruppi accessibili, magari lui è un gruppo. Com'è possibile che non sei online, Fontana? Dai. Oh, raga, ma... Raga? Vabbè, non lo trovo. Mi si era buggato il gioco. Comunque vi porterò un video con lui. Si chiama Fonta345. Dov'è che va? Ok. Io tendo sempre ad andare al centro safe perché è sempre un punto buono dove stare. Che te la mantieni buona il centro safe. Questa zona mi puzza un po', ma che cazzo? Ops, ho detto una parola brutta. Non ho detto una parola troppo bella, però mi sono un po' spaventato, quindi ci sta, cioè, le parole belle non è che ti escono sempre dalla bocca. Cioè, raga, mi sono caccato addosso in una maniera pazzesca. Spero che nel video non si sia sentita la parolaccia perché io sono family friendly. Però vabbè, ci sta. Cioè, tutti nei primi video fanno errori, no? Che magari dicono una parolaccina. Magari quella parte lì, se riesco, ve la taglio pure. Ma non saprete neanche che... La parolaccia che ho detto, allora forse se riesco a tagliarla. Se no, mi dispiace per questa parola. Era involuta. Sei uno squalo colore viola. Ti affronto. Non so perché, ma la mia The My Brain mi dice affrontiamo questo squalo. No, non perché è viola, o perché potrei trovarmi un pompa bellissimo viola o magari tipo un cecchino viola che non dispiace a nessuno. Ma questa distanza cosa voglio fare? Che fai, scappi? Ma sei un BM allora? Non ci provare. Bravo. Cecchino! Grande! Ci speravo nel cecchino, cioè ve lo dico, ci speravo molto. Il cecchino viola fa miracoli. Cioè, fa 100 in body, da quello che mi ricordo. No, quello è leggendario. Questo fa, vabbè, in body comunque fa tanta roba. Quindi noi ce lo teniamo buono fra le mani. Di mazzo mi sono appena accorto che non è che sono ricco di più. Cioè, di legno sono a postissimo. Di pietra ci sta, vabbè, ferro miseramente poco. Però va bene così, dai. C'è la build di un come si chiamano, i nuovi bot che non mi ricordo il nome, che mi urta un sacco dire il loro nome perché non me lo ricordo.
Raga, ma la pietra dà un sacco, madonna. Danno un sacco i materiali. Porco can. Di materiali. Aspetta, mi prendo sta pietra e poi smetto di fare materiali perché ne ho tanti. Anzi, no, non smetto. Mi piace fare materiali. Cioè, se uno mi chiede cosa ti manca delle vecchie season, che io, vabbè, io non ci ho mai giocato nelle vecchie season, purtroppo, però vedevo i video. No! Tu da dove arrivi? No, non mi rovini il gameplay così, mo, eh. Non l'accetto. No! Raga. Oh, cosa ho fatto col telecomando? Ho toccato cose. Ok. Raga, non accetto. Non accetto che mi rovini tu il gameplay. Vabbè, 12° posto, almeno in top 20 ci siamo arrivati. Sono rimasto male, ve lo devo dire, perché avevo già un terzo posto almeno nella vista. Perché mi arrivano tutti i tryhardoni in faccia che shottano con la mitraglietta 3 milioni di volte? Vabbè, raga, per questo video è tutto. Io vi saluto. Da Minematte è tutto. Ciao ciao. E mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun altro video e mettete un like se il video vi è piaciuto. Ciao ciao.